Ciao ragazze, questo qui è un video speciale, un review, consigli, eccetera, per quanto riguarda i cosmetici e i prodotti per il make-up, cruelty free. Cosa significa? Che tutti questi prodotti che vi andrò a far vedere sono tutti prodotti non testati su animali. Quindi, cosa vuol dire? Che si può essere belle lo stesso senza dare e creare sofferenze agli animali per testare dei prodotti che non serve assolutamente a nulla, poiché noi umani abbiamo delle reazioni completamente diverse agli animali. Una piccola prefazione, ecco, vi volevo presentare anche Whiskino, che lui è un animalino preso dal canile, è anzianotto, e vi volevo anche precisare una cosa. Sappiate che spesso accade che al supermercato i prodotti che acquistiamo sono la maggior parte testati su animali, quelli cosmetici o no. Qui c'è un altro gatto, questo è Musti, che sembra cioè me. Come si fa a girare un video, vedete voi, con tutti questi animali. Aia! Questo qui è una delle cose principali che vi volevo dire. Quindi ci sono dei siti che poi vi andrò a linkare sotto, vi metterò il link nelle informazioni dove potete andarvi a informare per vedere se i prodotti che volete utilizzare o che avete a casa sono prodotti testati o no dagli animali. Una cosa, ecco, Whiskino lo metto giù perché è un pochettino non pesante, però. Qualsiasi prodotto che noi possiamo utilizzare per il trucco possono non essere testati sugli animali. Vi volevo far vedere alcuni prodotti che utilizzo io e sono tutti cruelty free. Questa qui è una crema per il viso della marca Burt's Bees, che si trova da Sephora. Lo so, alcuni prodotti purtroppo sono in esclusiva solo in alcuni negozi particolari, però non tutti quanti, si possono anche comprare via internet. Questa qui è con una marca che fa prodotti per il corpo e sono tutti cruelty free, con tutti i prodotti riciclati, se potete vedere. Comunque, qualsiasi di queste marche qui trovate tutto sui siti loro. Altre marche che io uso sempre ed esclusivamente, la maggior parte per il trucco, sono Urban Decay, Too Faced e MAC. Vi faccio vedere delle confezioni stratosferiche di prodotti non testati su animali, bellissime. Vi faccio vedere una cosa, eccoli qua. Guardate, questa è una marca americana, cruelty free, e se andate poi a vedere nel sito che vi lascio sotto, vedete, guardate che ombretti speciali e particolari, come possono essere questi di quest'altra marca, Too Faced. Guardate dietro, che non vi sto raccontando bugie. Vedete che c'è il coniglietto. Nel sito dove dovete andare a vedere poi tutte le marche, dovete linkare sotto dove trovate proprio il coniglietto. Cliccate lì sopra al coniglietto e vi escono fuori a seconda dell'alfabeto, poi scegliete quella che l'azienda che andate a cercare. Qualsiasi prodotto, come stavo dicendo prima, per il trucco, dalla base della crema al fondotinta della MAC, che anche questi sono tutti testati e ho avuto la certezza, ho controllato io personalmente prima di poter parlare così. Questo qui ad esempio è un primer per gli occhi. Eyeliner della Urban Decay, come il primer che vi ho mostrato prima, il mascara addirittura, che dicono tutti gli essi deve testare sugli animali, ma dove? Questo qui è un altro mascara bellissimo che dà volume alle ciglia di Urban Decay, che assolutamente non sono testati sugli animali, come le matite per gli occhi, che queste qui anche sono della stessa marca, e questi qui. Se vedete pure dietro c'è questo piccolo segnetto, non so se si vede, comunque c'è questa specie di animaletto qua che significa che sono cruelty free. Questi qua, come dicevo prima, si trovano solo da alcune parti, però non è detto che la MAC, ad esempio, si può anche ordinare per corrispondenza via internet. Rossetti per lucida labbra, bellissimi.
bellissimi, luminescenti e tutto quanto. Il trucco che ho su è tutta di una confezione nuova che ho acquistato io in un negozio della MAC, e tutto cruelty, completamente free. Come questo cofanetto che ho io a casa, con stupendi e meravigliosi colori, tutti della MAC, e sono tutti così. Per cui non capisco perché dobbiamo andare a comprare dei prodotti e creare sofferenze, aumentare, incentivare comunque a loro, a queste aziende, di produrre lo stesso ugualmente, visto che c'è questo problema qui, si può evitare completamente. Evitate al supermercato di acquistare questi prodotti di cosmetici, non vi faccio i nomi delle marche così, ma comunque le potete immaginare quando andate nelle corsie, vedete, sono quelli lì, sono tutti testati sugli animali, e anche in modo molto brutale. Non vi dico di andare a vedere i video perché sono atroci, comunque non c'è bisogno. E per ultimo vi volevo far vedere questo libricino che ho trovato dalle Mondadori, che eventualmente, se non lo trovate, lo potete anche ordinare. E vedete, questo qui sono il piccolo libro verde della bellezza, 250 consigli risparmiosi per voi, per l'ambiente, e parla consigli in generale che potete fare a casa, e poi anche per quanto riguarda se i prodotti cruelty free, cosa si deve andare a vedere, cosa è dannoso per la nostra salute e tutto quanto. È un video un po' particolare questo qui, e non so se è una review. Comunque tutti questi prodotti li ho già provati e sono ottimi, non creano nessuna allergia, nonostante non siano, come dicono, se non sono testati su animali non si sa. Non è vero per niente, è che io ho la pelle abbastanza delicata, ma non succede assolutamente niente, la pelle è tutta normale, liscia e senza irritazioni. E Whiskino, io vi salutiamo e alla prossima, ciao!